Napoli, non è solo piazza Plebisci. Napoli, non è solo Marcello. Questa città, stretti fulmini a piedi di sorprese, viaggiando tra il sacro e il profano, mille colori e sapori, mostrando gli antichi mestieri, incontro come una scena. Scoprila con noi, un'insolita città. I nostri segreti, curiosità, aneddoti, fattorielli e modi di dire partenopei. Quindi abbiamo deciso di fare una serie di appuntamenti, ognuno vedrà ogni persona da me, e appunto per scoprire un po' tutti gli aspetti dei partenopei. Come prima puntata, con lui, il nostro santo patrono. Per quale motivo? Il titolo di oggi è appunto Napoli non solo San Gennaro, perché dovete sapere che Napoli è una città così impegnativa che ha bisogno di tantissimi santi patroni. Quindi non basta solamente San Gennaro, anche se San Gennaro non è proprio l'unico santo. E quindi a spiegarci, a svelarci, ad illuminarci su questo argomento c'è con me oggi Lina. Ciao Lina! Ciao a tutti, ciao Luigi, ciao a tutti gli insoliti! Ci sei? Adesso sì. Perfetto. Allora, quanti santi ha Napoli? Napoli ha come santi patroni due per eccellenza, che sono San Gennaro e l'Assunta. L'Assunta a cui è dedicata appunto la cattedrale della città, il Duomo. E poi ad accompagnare, ad aiutare a proteggere la città ci sono altri 51 santi. Ognuno con una funzione diversa, non tutti sono napoletani, qualcuno l'abbiamo prelevato dal loro luogo d'origine, ognuno ha una funzione diversa. San Tommaso, per esempio, è protettore dell'università, Santa Teresa la protettrice degli scrittori, quelli non ufficiali come San Martino, che è considerato il santo purtroppo dei cornuti. Quindi, come dicevo prima, abbiamo tutti i gusti praticamente. Un santo per ogni esigenza, potrei dire. Allora, io non so se si è bloccata Lina o se mi sta sentendo. Adesso ti sento. Perfetto. Senti Lina, in passato Napoli è stata definita la città dei sangui, parlando al plurale. Forse è da questo insomma che viene il fatto che siamo così accesi, così sfocosi. Per quale motivo siamo appunto definiti la città dei sangui? Allora, la città di Napoli, città dei sangui, perché nel 1700 c'erano circa 3.000 reliquie. Città del
di sangue che si scioglievano. Oggi invece, ecco perché la città dei sangui, oggi invece ne sono rimaste pochissime. Tra queste quella di San Gennaro che si liquefa 3 volte l'anno e poi abbiamo Santa Patrizia che si liquefa semplicemente ogni martedì, quindi è più potente di San Gennaro, possiamo definire in questo modo, e anche il 25 agosto. E poi ce n'è un'altra che è quella di San Giovanni, che si festeggerà tra pochi giorni. La reliquia di San Giovanni in realtà era custodita all'interno del convento di Sant'Arcangelo a Baiano, ma quando il convento fu chiuso la reliquia fu divisa e fu portata una parte all'interno del convento delle Domitiane, l'altra invece fu portata all'interno del convento di San Gregorio Armeno. Fatto sta che il 24 giugno le due ampolle separate non si scioglievano, il sangue non si scioglieva. Però nel momento in cui le univano, il sangue si sciolse. Però da qualche anno, da qualche secolo, il sangue di San Giovanni non si scioglie più. Poi sono anche altre tradizioni. Mi senti? Perché io non la sento, Maurizio. Io ti sento, ma non... Allora, cerco di capire un attimo cosa sta succedendo. Se riusciamo a ripristinare un attimo il collegamento con Lina, con i potenti mezzi di insolita guida. Lina, mi senti? Adesso mi senti, ti vedo. Eri un attimo a scatto. Eccoti. Possiamo riprendere. Ok. Allora. Quindi, al di là insomma dello scioglimento del sangue, come abbiamo ben capito, era per simpatia. Quindi San Giovanni, nelle due ampolline separate, non si scioglievano più. Una volta che si sono riavvicinate, il sangue ha ripreso a sciogliersi. Quindi avevano bisogno di restare unite per compiere il prodigio. Al di là di questo, Napoli è vero che ha tanti santi che proteggono la città, ma è anche vero che ogni quartiere, ogni rione ha il suo santo, anche se non sono spesso napoletani, come il caso appunto del rione Sanità, giusto? Giusto, al rione Sanità appartiene, il rione Sanità è protetto da quello che noi a Napoli chiamiamo Omunagono, o meglio San Vincenzo Ferreri, che non è napoletano, ma è spagnolo, e nasce nel 1300 e diventa protettore perché protegge la città, o meglio la scultura di San Gennaro di San Vincenzo, protegge la città durante l'epidemia del 1836. Fu un'epidemia terribile per i napoletani, tant'è vero che non accennava a scomparire. Fu portato in processione questa statua e miracolosamente il contagio finisce. E da allora viene considerato compatrono della città. E tant'è vero che è l'unico santo che viene festeggiato 2 volte l'anno. Il primo, il 5 aprile, la festa canonica appunto del santo, stabilita dal Vaticano. E a Napoli si festeggia anche il primo martedì di luglio, quindi la prima settimana di luglio, con un rito particolare. Il rito è, si dice in dialetto napoletano, tras e yesh, tradotto. In italiano si dice si entra e si esce. Dove si entra? In chiesa per 3 volte e si esce dalla chiesa per altre 3 volte. Pensa un po' che pure San Vincenzo si è affezionato a Napoli, perché una signora che ho incontrato durante le nostre passeggiate mi ha raccontato che qualche anno fa voleva portare San Vincenzo, lo voleva far ritornare in Spagna. La statua fu posta sulle spalle degli abitanti, però diventa tanto pesante che non riescono a portarla. E da allora San Vincenzo arriva a Napoli, ecco perché ce l'abbiamo ancora noi. Ecco perché, quindi San Vincenzo, il protettore del rione Sanità in particolare. Ma ci sono anche altri santi a cui è legata una tradizione culinaria.
soprattutto una traduzione legata a un detto tipico napoletano, cioè tutte le mamme napoletane almeno una volta nella vita hanno detto ai loro bambini non struculià che cosa? Ah, Mazzarelli San Giuseppe. Allora, San Giuseppe, padre di Gesù, il padre di tutti i padri, praticamente, ecco perché viene considerato il protettore di tutti i papà, viene festeggiato il 19 marzo, effettivamente. Però a Napoli, pensa che qualche anno fa si teneva anche una festa che durava circa 8 giorni, si teneva a Via Medina, con delle bancarelle, con delle luci accese, in modo che si potevano appunto rilassare tranquillamente. Però non scrupola la passione, viene veramente da un fatto veramente accaduto a Napoli. Allora, noi abbiamo la reliquia di Giuseppe del Santo, che ci viene a Napoli verso la fine del 1700, quando i Nicolini la riceve in dono dalla regina d'Inghilterra. Lui la porta, è venuto a conoscenza della veridicità di questa reliquia, la tiene in custodia nel suo palazzo che era in Riviera di Chiaia. E da allora la mostrava al popolo semplicemente il 19 marzo, quindi rende partecipe il popolo di questa sua conquista, di questo suo regalo. Però cosa succede? Che il popolo la vuole toccare, perché vuole avere la grazia, vuole essere protetto da questa mazzarella, bastone praticamente, e ogni giorno, ogni anno spariva un qualcosa da questo bastone. Tanto è vero che lui poi comincia a prendere la pazienza e comincia a dire appunto non sfrugolia a mazzare San Giuseppe, cioè non farmi perdere la pazienza. Quindi da allora il bastone San Giuseppe viene rinchiuso ed oggi è custodito all'interno della chiesa di San Giuseppe sulla riviera di Chiaia. E a San Giuseppe è legata anche una tradizione culinaria che adesso appartiene a tutta l'Italia, no? Con meglio, quella della zeppola di San Giuseppe. E noi pensiamo, è buona, molto, una bella bomba calorica effettivamente. Buona. Buonissima. Però perché la si chiama così? Nessuno l'ha mai pensato. Il fatto è questo, che Giuseppe, per mantenere moglie e figlio, oltre a fare il mestiere di carpentiere, di falegname, faceva anche il frigitore e il venditore ambulante di frittelle. Quindi andava in giro a vendere e a cucinare per poter accimare qualcosa in più. E da allora diventa anche il famoso protettore dei zeppolari napoletani. La prima volta che facciamo la zeppola a Napoli ce la ricorda il Cavalcanti, appunto, di come si fa la zeppola. E noi la mangiamo ancora oggi. Capito, questa è una cosa che mi mancava. Senti Lina, noi parliamo di San Gennaro come il santo unico a cui insomma tutti i napoletani sono legati, ma per un periodo di tempo San Gennaro non è stato santo, perché il popolo napoletano è spesso con le ruote, no? Insomma, se qualcosa va storto, gira la testa al ciuccio, come si suol dire, e per un periodo San Gennaro non è stato appunto il nostro santo che ha preso il suo posto, e per quale motivo soprattutto? Allora, io dico semplicemente che molto spesso il napoletano come popolo è un popolo che non si fa passare la mosca per il naso, no? Punisce sempre chi ha sbagliato nei suoi confronti e non guarda in faccia a nessuno. È capitato pure a San Gennaro, ed era il 1799, praticamente nel gennaio di quell'anno, quando fu dichiarata la Repubblica Neapolitana. San Gennaro, il 24 gennaio precisamente, si permise di sciogliere sangue davanti a Champonnet, il generale appunto francese che arrivò a Napoli per dichiarare la Repubblica. E non solo quel giorno, lo fece anche per altre 2 volte nell'arco dei 6 mesi della Repubblica. I napoletani, alcuni napoletani che non appoggiavano la Repubblica, non la presero bene, e entrarono i Lazzari, che proclamarono come nuovo patrono appunto Sant'Antonio da Padova per circa 15 anni, anche se all'epoca era considerato già un compatrono praticamente Sant'Antonio, perché salvò la vita a un ragazzo che si trovò arrestato con una banda di fassari, ma lui non c'entrava niente con questi fassari. Gli salvò la vita consegnando la lettera di grazia scritta alla moglie, dalla moglie al viceré. Riconoscendolo il viceré, il popolo festeggiò
per questa intercessione dovuta dal santo. Capito. Senti Lina, sempre una cosa legata all'apparizione insomma delle persone un po' più adulte rispetto a noi, c'è questa cosa, c'è una cosa che si regala, non posso dire cosa altrimenti insomma subito, quindi metto un attimo da parte San Gennaro e Maria per far vedere nel video questo, non so se si riesce a vedere dalla telecamera, ma penso di questa cosa viene regalata come porta fortuna e soprattutto viene presa dai pescatori di un borghetto, il borghetto di Santa Lucia, a cui pure è legato insomma la storia di una santa, giusto? Questo è l'occhio di Santa Lucia. L'occhio di Santa Lucia viene definito perché secondo la leggenda Lucia appartiene a una famiglia nobile di origine pagana. La mamma fu colpita da una grave malattia e lei invocò la Vergine per poter far guarire la mamma. Ottenne ciò e dedicò la sua vita appunto al Signore. Però si dice che poiché lei era destinata a un matrimonio con un nobile, quindi un uomo della sua stessa classe sociale, lei rifiutò questo matrimonio e fu processata. E si racconta che lei si strappò gli occhi e che gli furono donati nuovamente dalla Vergine più brillanti di quelli che avevano. Quindi l'occhio di Santa Lucia, quello che viene regalato, è per mostrare una vista meglio come una sorta di portafortuna. Ma in realtà Lucia non si è mai strappata gli occhi per quello che ha trovato. Ma il nome Lucia è la protettrice della vista perché viene dal suo nome, dall'origine del suo nome latino che è Lux, o meglio luce. Non a caso la protettrice dei pescatori perché deve mostrare la luce ai pescatori che lavorano durante la notte. Ho capito. È sempre legato alla luce, ma anche al calore. C'è anche un altro santo partenopeo che si festeggia in pieno inverno. In realtà va proprio a decretare, no, la fine dell'inverno e l'inizio della luce. E noi lo festeggiamo a Napoli con una grande fiamma chiamata appunto il Cip. E parlo di Sant'Anduono. C'è anche un detto napoletano che si dice Sant'Anduono, tecco do vecchio e dammo nuovo, giusto per scindere un po' la fine dell'inverno effettivamente e iniziare una nuova era praticamente perché voleva donare fuoco all'uomo per prendere, non fu ben accetto, anzi fu cacciato fuori e però nel tempo il maiale che era pagnobate c'è tutto sotto sopra, i figli diavoli cominciano a sistemare e Sant'Anna disse: se volete che lui la smetta, mi dovete restituire il bastone. Loro lo fecero, ma non sapevano che il bastone era un bastone magico, lo vogliamo definire, particolare, ma semplicemente perché è un bastone che aveva un midollo abbastanza spugnoso che riesce a tirare la scintilla e la fa, non la fa spegnere all'interno, ma questo avviene all'interno, non all'esterno. Quindi loro lo lasciarono andare via. E Sant'Antonio donò il fuoco a tutti gli umani dicendo fuoco, fuoco. Fuoco giocando a tutti, quindi donò il fuoco a tutti quanti. Un'altra leggenda legata a Sant'Antonio praticamente è il famoso Efes, che noi chiamiamo comunemente il fuoco di Sant'Antonio, perché venne curato sulle sue reliquie in Francia nel XII secolo. Ecco perché viene chiamato in questo modo. Esatto. Senti Lina, poi c'è un santo, praticamente insomma, come dire, molto amato dalle single o da chi ha deciso nella vita di riprovarci e di ritrovare la sorta. Per insomma poi attivare tutto questo, però devono fare una cosa, cioè lasciare il pesce a San Raffaele. Esatto. O della verità o di questa cosa a Napoli? Allora, è verità,
Chiunque fino a qualche anno fa voleva trovare un marito perché non aveva questa possibilità, non era fidanzata, non era maritata come si suol dire, andava da San Raffaele soprattutto il 24 ottobre e baciava il pesce di San Raffaele. Detto così, da noi è un doppio senso, effettivamente. Ma in realtà si bacia il pesce che è custodito all'interno di una cesta che si trova sulla scultura del santo, ed è legato al fatto che Tobia, era protetto appunto da San Raffaele, uccise questo pesce per salvare sia la sua amata Sara sia suo papà Tobi. Tanto è vero che in una canzone, come era questa cosa? Una canzone della metà dell'Ottocento che si chiama Italiella, si dice in napoletano, un verso recita così: A mogliere Emanuele va so pesci San Raffaele. Allora, praticamente, la moglie, Emanuele sarebbe il re Vittorio Emanuele, la moglie non poteva avere figli, si recò a Mater Dei, dove c'è la chiesa del santo, baciò il pesce e poco dopo rimase incinta e ne diede un erede al sovrano. Ecco, allora vedi che a volte tradizione, cultura, mistero, tutto si fonde A noi e a serve Napoli a propaganda per volte sempre. tutto è possibile. Senti Lina, poi Napoli è una città a due piani, no? C'è la Napoli della luce, quella insomma che conosciamo tutti, e poi c'è la Napoli sotterranea, fa da cunicoli, da cisterne e da pozzi. E tra i tanti pozzi ce n'è uno in particolare a cui è legata una santa napoletana, Esatto. giusto? Il pozzo di Santa Candida che si trova all'interno della chiesa di San Pietro d'Aram. La chiesa si trova al famoso rettifilo di Napoli, o meglio Corso Umberto, e il pozzo venne utilizzato appunto nel periodo romano quando San Pietro arriva a Napoli durante il suo viaggio e guarisce alcuni malati, tra questi anche Candida. Il pozzo era pieno d'acqua, lui immerge Candida all'interno del pozzo. E quando esce è guarita dalle sue infermità. Tanto è vero che poi Candida presenta a San Pietro il nostro primo vescovo Aspreno, anche lui verrà guarito da San Pietro. E da allora il pozzo con l'acqua viene utilizzato sia per attutire i dolori del parto, quindi per le donne incinte, ma anche come panacea per chi ha dolori nel corpo. Quindi viene utilizzato per questo motivo. Ok, guarda, siamo quasi arrivati alla fine di questa rubrica e come si dice a Napoli, tira la porta, nel senso che appunto quando va uno via, insomma, se ne chiudiamo la porta, però sopra le porte di Napoli puntualmente c'è un santo, anche qui, insomma, ci Esatto. sono ovunque. E che santo abbiamo sulle porte? Noi abbiamo sempre su tutte le porte, sulle controfacciate delle porte, attenzione, abbiamo San Gaetano. Allora, San Gaetano è uno dei santi più amati napoletani, qualcuno se l'è dimenticato, però i più anziani se lo ricordano ancora, tanto è vero che dedicano anche una piazza a lui e una chiesa, una piccola chiesa. San Gaetano in realtà non è napoletano lui, ma vive a Napoli e fa tante cose per la città, fonda i Monti di Pietà appunto per abbattere l'usura, potenziò l'ospedale degli incurabili effettivamente e poi durante il periodo dell'Inquisizione quando c'erano molti tumulti a Napoli e il popolo non trovava pace lui pregò Dio dicendo prendi la mia vita e fai tornare la pace in questo popolo e così avvenne cioè lui morì all'età di 66 anni quindi all'inizio del 1500 e dopo 2 mesi tornò la pace al popolo e per ringraziare San Gaetano per aver donato la sua vita al popolo, sulle controfacciate di tutte le porte di Napoli, che oggi sono quattro, ma in realtà all'epoca erano 9 porte, c'era il busto di San Gaetano. Un'altra chicca però di San Gaetano è che noi dobbiamo ringraziarlo perché lui fu il primo a creare il presepe nelle chiese, soprattutto nella chiesa dei Santi Apostoli e da lì parte l'usanza del creare il presepe anche nelle case private. Hai capito San Gaetano?
E con Sanlitano, appunto, tiriamo la porta, però non diamo, come dire, non terminiamo qui la rubrica, perché appunto oggi è la puntata 1, la puntata 0, quella un po' di prova, no? Anche tecnica. E ci vediamo la settimana prossima con Sara. Mercoledì prossimo con Sara e parleremo di, esatto, della domenica napoletana, con tutte le tradizioni, dalla colazione al fine pasto, che a Napoli dura 7-8 ore in media. Quindi esatto, una cosa alla quale noi ci teniamo parecchio. Va benissimo. Lina, ti saluto e saluto tutti gli insoliti. Alla prossima, ci vediamo questo fine settimana per il weekend, per il